Treviso che occupa il campo, ancora Ian Kitley, alza un calcio, c'è la copertura di Dingo Williams in due tempi, adesso sceglie il lato da attaccare, cerca di battere l'avversario, trova un buco, c'è la superiorità sull'esterno ed è campo aperto, il sostegno sull'esterno, torna verso il centro del campo ed è la prima meta dell'incontro! Benetton Treviso, che inizio! L'avevamo detto, Nitolia è una delle poche ali pure vere in Italia e lo fa vedere in questo momento Dingo Williams, eccezionale, fa un buco a centrocampo, quelli di cui ci si aspetta, ma dopo dalla palla all'uomo forse migliore di Treviso in questi casi di break. Una touche delicata questa, siamo a 5 metri dall'area di meta. No, it's ok. Lancio dietro, Corny Van Zyl, si chiude la maul. Protegge Michele Rizzo e poi cominciano a fare metri. Treviso si stacca e si va in meta. Ottima lavoro avanzante di Treviso, paziente, aspettano che la difesa davanti si sfaldi e poi dentro la meta del giovane Filippo Giusti. Con la sua squadra. Io ricordo che Rizzo ieri era in campo all'Olimpico nel riscaldamento pre-match, poi finita la partita ha preso i bagagli ed è partito per... Sono bene i giocatori di Treviso a chiedere... Una furba sulla mano, messo a terra, bel placcaggio, bravo Giovanni Maestri e poi Rizzo a proteggere il pallone. Si riparte l'intorno con Birru, siamo all'interno dei 22 e adesso Treviso vuole alzare i giri. Ci sta prendendo gusto l'uomo mano nel portare avanti il pallone. Splendida partita finora. Sì, beh, guarda, sta interpretando il ruolo con personalità e anche con, francamente, delle scelte che... Posso dire che ricorda un Vosavai quasi? Sì, stile di gioco. Ricorda Vosavai, soprattutto nel portare la palla una mano. Calcio passaggio e Treviso recupera, nonostante l'inferiorità, e c'è anche la meta! Treviso, l'invenzione con Dopis Lagranxi che riesce a capitare Treviso, bella la lettura di Giulio Toniolatti che non vede nessuno là dietro, c'era forse la superiorità numerica. C'era una superiorità numerica, si poteva anche giocare a largo, però insomma come scelta non è stata una scelta brutta ovviamente, perché con loro estremo che sale, perché pensava di avere la palla in attacco, c'era tutto il campo da esplorare, quindi ottima la scelta del giocatore romano. E ci sono i tre punti per Alberto Di Bernardo, finisce qui il primo tempo, Treviso saldamente in vantaggio ma soprattutto che ha il controllo totale del match e forse qualche cosina da aggiustare in mischia chiusa. Sai, non possiamo avere statistiche precise ma penso che abbiamo giocato almeno 40 minuti sulla metà campo di Munster. Munster si è visto davanti alla linea di meta di Treviso forse una volta, due volte timidamente. Sì, per non aver introdotto la palla appunto nel mediano di Munster, fortuna sua che non lo sanziona. Momento delicato dell'incontro questo, l'equilibrio in questo... Questa rischio ordinata, ancora. Rizzo riesce a spostare l'asse di spinta ma gira e arriva alla meta tecnica. Arriva alla meta tecnica secondo l'arbitro Stefano Traversi. Sentiamo un po' di fischi da parte del pubblico. Effettivamente si era sfaldata la mischia ordinata. Comunque la spinta iniziale di Rizzo e di tutto il pack di Treviso era in asse. Sì, la mischia fondamentalmente aveva fatto quello che doveva fare, aveva spinto in asse all'inizio e dopo è riuscita a girare questa mischia. Sappiamo che quando la mischia gira di più di 90... C'è il possesso. E c'è ancora qualche scaramuccia, ma c'è la fuga di Fabio Semenzato, nessuno se ne accorge sull'out nel canale 5 metri e arriva Pucci che fa bene a tornare verso l'interno, poi Di Bernardo in posizione di mediano di mischia per Ambrosini, Dingo Williams, Iannone, sfugge l'avversario, campo aperto, tre giocatori davanti, non c'è sostegno. Cerca di scavalcare sull'esterno e trova Giulio Toniolatti. Signori, che Treviso! Cosa ha fatto? Cosa ha fatto Iannone? Va via Johnny Murphy, non va via un uomo lento. Fa veramente qualche cosa di pazzesco. E dopo la lucidità nel mucchio, scusate, di giocatori di Munster di cercare l'esterno.